Salve Swimmers, io sono Marichelle e oggi siamo tornati nella miniserie di Nuove Stelle dalla nostra Jane, che sta facendo colazione con un'insalata giardiniera e tra un'ora abbiamo la prima audizione e possiamo passare come non passare, magari non ci scelgono per lo spot pubblicitario. Io direi metti giù questo, tanto non ha più fame ormai, sì dai, ne ha poca perché voglio che vada fiduciosa. Allora, quasi quasi facciamo una doccia riflessiva perché vorrei che lei andasse convinta all'audizione. Forza, 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 speriamo che la passi. In teoria vedremo lei sparire come quando i sim vanno al lavoro e non la potremo seguire, però poi ci diranno se l'abbiamo passata oppure no. E se l'abbiamo passata, la potremmo seguire nello spot pubblicitario e lì la vedremo recitare. Sei gasata? Ci siamo quasi, ragazzi, ci siamo quasi. Tra l'altro, le ho comprato anche una chitarra, guardate qui, perché non si sa mai che debba suonare per qualche spot, insomma, imparare a suonare, imparare a fare delle cose. Quindi non si sa mai. Però ci siamo, ragazzi, lei è in ansia, è qui che aspetta con l'ansia che ho anch'io. Ecco che è pronta e va. Poi è bellissima vestita così, io l'adoro tantissimo. E c'è un bel sole finalmente, perché nella prima puntata c'era un po' di nuvolo, insomma. Invece adesso c'è un bel sole. E intanto, finché lei è all'audizione, io ne approfitto per farvi vedere un pochettino lo scenario. Guardate qui, audizione, vediamo come andrà. Guardate, ci sono tutti i murales, poi ci sono tante case, ma sono finte, cioè non possiamo andarci. E però mi piace tantissimo, guardate quante casette, e ci possiamo avvicinare. Questa cosa mi piace perché è proprio, sono fatte bene, vedete, sembra quasi che siano interagibili, invece no. Non è così, guardate qua, poi di sera è bellissimo da vedere. Questa è fintissima, guardate qui, la porta è fintissima, però non lo so, questo stile mi garba tantissimo. E vedete che ha la luce tipo da notte, no? Si vede la luce delle finestre, di giorno non si vede, quindi hanno curato ogni dettaglio, comunque le case si illuminano tutte, cioè non lo so, è bellissimo, guardate qua. E qui c'è Vlad, probabilmente un film su Vlad. Audizione superata! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, lei è contentissima, andremo a festeggiare al Lounge Bar, così vedremo il primo locale e chissà che non incontriamo qualcuno di famoso. E ne approfittiamo per andare a festeggiare, ma soprattutto per vedere se c'è qualche celebrità, perché lei sapete che sta indagando per i suoi genitori. Caspita, se sei una sorpresa, Jane! Voglio dire, in passato abbiamo avuto attori che hanno superato qualche audizione, è solo che normalmente serve qualcosa di più di una mazzetta al direttore del casting. Continua così, risparmiando sulle mazzette potremo addirittura finire l'anno in attivo. Wow, bellissimo! Ah, dobbiamo fare delle cose! Sviluppa la tua abilità di recitazione, non iniziato, sviluppa la tua abilità di carisma. Allora, prima di tutto, io direi di sviluppare l'abilità di recitazione, poi festeggiamo di notte e andiamo a sviluppare l'abilità di carisma, magari con la gente. Carisma ce l'abbiamo già a livello 3, ma magari parlando con la gente sviluppiamo ancora. Aspettate ragazzi, no! Non vale fare così, dobbiamo andare dalla gente e fare interazioni recitative con le persone. Bellissimo, viaggiamo e andiamo al Lounge Bar. E io voglio andare a questo Lounge Bar, perché qui non possiamo entrare, è per i top del top, proprio per quando si diventerà famosi, e quindi andiamo qui. Allora, forza, da soli, oppure no, portiamo qualcuno per sicurezza. Eccoci qui! E lei chi è? Lei è il buttafuori! Buttafuori! Oddio! Lei scappa la pipì, si è gettata! Vediamo un attimo il bar... che bellino! Che bellino! Vediamo un attimo questo bar. Cioè, bar. Lounge bar. Qui possiamo suonare, ma non sappiamo ancora suonare, quindi eviterei. Possiamo raccontare barzellette, esercitarci a cantare per la fama. Stupendo!
magari se imparerà a cantare la faremo cantare. E qui abbiamo anche una zona VIP, vedete? Ecco a cosa serve Buttafuori, perché se vogliamo andare qui dobbiamo praticamente corrompere il Buttafuori oppure diventare famosi. Bellissimo! Oddio, però il bar lo voglio arricchire, lo voglio arricchire perché mi piace anche, è bellino, però è un po' vuoto, è un po' vuoto. Ragazzi, qui c'è una celebrità, vedete che brilla, superstar planetaria. Tento la presentazione, chiedi un selfie, chiedi autografo. Chiedi autografo, aspettate tutti. Magari lei conosce i genitori della nostra Jane, non lo sappiamo. Lei però vuol provare, lei farà la parte della fan, anche se ovviamente in realtà non è super interessata agli attori famosi, ma deve fare la parte, no? Deve fare amicizia. Che bello conoscerla, guardate! No, bellissimo! L'autografo! Adoro! Bellissimo! Wow! Abbiamo l'autografo! Oh, e intanto pensa, e ci fanno le foto, o meglio fanno le foto a lei, però noi siamo qui, quindi evviva. Scusi, vuole fare un autografo con me? No, come no? Ah, vedete, interagendo però con le celebrità noi sviluppiamo l'abilità di recitazione, perfetto, qui adesso lo sappiamo e andiamo via. Ragazzi, abbiamo completato tutto, abbiamo sviluppato l'abilità di recitazione, abbiamo sviluppato l'abilità di carisma e tutto fatto. Per sviluppare l'abilità di recitazione dobbiamo interagire con le celebrità, perfetto, quindi andiamo. E poi ci si può esercitare allo specchio, però diciamo che per il lavoro dovevamo parlare con qualche celebrità. Ok ragazzi, ci siamo. Tra poco andrà a lavoro e noi la seguiremo nella sua prima recitazione. Vedremo un po' come se la caverà. Intanto voglio che si alzi di morale. Ha un po' di fame. Però forza, guarda un po' la TV, che soprattutto è l'allegria che deve salire secondo me. Poi per mangiare c'è sempre tempo. Spero che a lavoro si possa mangiare un po'. Iniziamo alle 9. Oh, che bello! Le ho fatto sviluppare intanto anche l'abilità di recitazione, che è a livello 4, quindi non male. Ovviamente è agitatissima. Jane inizierà a lavorare tra circa un'ora, lo sappiamo, lo sappiamo. Forza! Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Buon appetito! Si mette sempre qua a mangiare, si vede che le piace stare in giardino. Guardate, in effetti è un po' da arricchire il giardino, secondo me. La piscinetta è piccola piccola, ma lei non è ricchissima, anzi non è ricca. Ha giusto un budget così minimo. È già troppo che ha già la piscinetta, eh. Laviamo i piatti in prima persona. Ecco qua. Mi piace troppo. Oh, mi piace ogni tanto guardare le cose in prima persona. Ci sta. Ok, è ora che Jane si rechi al lavoro, vorresti seguirla? Ovvio, unisciti. Ci siamo, ci siamo. Allora, dobbiamo recitare per lo spot, sono emozionatissima. Chissà cosa dobbiamo fare, qua c'è un sacco di cose. Oddio, fatti pettinare e truccare, esercitati nella recitazione, racconta una storia, quante cose. Ok, e completa l'interpretazione, bellissimo. Allora, qui c'è una limousine, vediamoci un po' attorno. Wow, limousine, limousine, qua c'è tutta gente che tenta di diventare famosa. Guardate che set, oddio, è bellissimo. Le case finte, no? Stile Hollywood, è stupendo. Ok, dobbiamo, ecco, credo entrare qua. Wow, c'è il cameraman, il regista. E qui si può mangiare anche qualcosa nel caso avessimo fame. Forza, vai qui, entra e qui recitiamo. Guardate, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Dove possiamo farci truccare? Qui c'è la sala trucco. Ragazzuoli, qui c'è la sala trucco, quindi fatti pettinare e truccare. È la prima cosa che dobbiamo fare, quindi andiamo. Sfruttiamo bene la giornata, perché lei comunque, sapete, vuole salire in vetta, vuole diventare un'attrice
famosissima. Sarà difficile, sarà lungo e difficile, però ce la faremo. Ce la faremo, ragazzi. Ok, ci pettinano e truccano per la prima volta. Chissà che trucco ci fanno e soprattutto che pettinatura. Non so neanche quale sarà il costume di scena. Wow, quanto trucco! E adesso la pettinatura? Lei si lamenta, davvero diva, brava, fai la vera diva. Oh, adesso sì che è bellissima. E la pettinatura? C'ho paura, cosa ci farà? Fon. Qui è il momento di fare tante foto, ragazzi, tante tante foto, perché sono veramente curiosa. Taglio poco questa parte perché wow! Perché cioè, no, vabbè, bellissimo. Ci ha trasformato, ci ha fatto diventare bionde. Penso che sia tipo una parrucca, insomma, noi immaginiamo così. E adesso mettiti il costume, penso che sia qui, mettiti il costume. Sì, dai, vediamo qual è il costume di scena. Andiamo. Salve, ci serve il costume? Siamo prontissimi. Eccoci. Ci prende le misure, perfetto. Guarda i colori, la tavolozza dei colori. Come ci vuole vestire, ci vesta bene, mi raccomando. Vediamo un po'. Wow, sì, da pirata, infatti avevo visto qualcosa a riguardo dei pirati. Che bello. Di al regista che sei pronta. Ok, esercitati. Potremmo esercitarci nella recitazione. Intanto qui c'è gente che prova, guardatevi allo specchio, guardate qua quanta roba, gente che mangia, che parla, oddio, stanno aspettando noi, stanno aspettando noi. Ragazzi, mangiamo anche un po' di cibo, visto che ci dicono di mangiare, però la recitazione non me l'ha conteggiata, probabilmente devo superare, devo passare l'abilità, diciamo, aumentare l'abilità, e quindi sarà per un'altra volta. E poi diciamo al regista che siamo pronti. Il regista è qui. Eccola qui. Siamo pronti. Siamo pronti, possiamo iniziare a recitare. Siamo dei veri pirati. Guardate qua. Siamo prontissimi. Davvero? Vai sul palco. Perfetto. Oh, il palco si è acceso. Interpreta la scena di dimostrazione di un prodotto. Interpreta la scena della virata di una nave. Ok, qui ruota il timone, rischioso, ruota il timone, sicuro. Probabilmente questa è una recitazione più rischiosa, ma ci dà più punteggio. Proviamo, rischiamo un po', visto che un po' di recitazione lei la sa, però ho paura, se sbaglia questa andiamo sul sicuro. Andiamo, vediamo, tutti ci guardano. Ci guardano. Ok. Sei prontissima? Sì. Pronti, attenti, via. Stando bene, secondo me. Mi piace. Mi piace. Bravissima. Sì, siamo andati bene. Interpreta la scena di un'asciugatura. Dov'è l'asciugatura? O la dimostrazione di un prodotto. Mostriamo il prodotto. No, proviamo. Proviamo, sì, col carisma ci siamo abbastanza, diciamo. Facciamo una prova. Noi rischiamo, ragazzi. Lei si prepara psicologicamente. Pronti, attenti, via. Fai bella figura, avanti. Sì, bravissima. Bravissima, mi piace? Forse è meno convinta stavolta. Stanno guardando? Sì, mi sa che è andata benino. Ok, benino. L'asciugatura, vediamo un attimo. Asciuga. Sempre rischioso, andiamo sempre sul rischioso oggi. Magari guadagniamo l'oro? Non sono sicura, però. Ok, guardate! Brava! Wow! Ma chi sei? Abbiamo guadagnato l'oro! Siamo al massimo!
Sì, siamo al massimo! E ragazzi, adesso lei prova a parlare un po' con la regista, perché sicuramente la regista conosceva i genitori di lei, però ovviamente la regista non sa chi è lei, chiaramente. Ma lei fa di tutto per indagare. Ok! A Jane ha ottenuto il livello oro, abbiamo finito, Jane ha finito tutte le proprie scene. La troupe sta smobilitando e il materiale filmato viene inviato al montaggio. Denaro guadagnato 500, fama 2, wow, stelline. Vai a casa, rimani nel lotto. Se rimaniamo nel lotto, che succede? Per curiosità. Vediamo smantellare tutto? Forse sì. Sì, forse verrà tutto smantellato. Noi parliamo un po' con la regista, ma intanto chiudiamo la puntata. Ragazzi, stiamo facendo passi avanti, lei è stata bravissima, ha guadagnato l'oro e guardate qui come stiamo andando avanti bene. Bellissimo, bellissimo, però sarà sempre più difficile poi. Per adesso, fino a qui, era ancora quasi facile, ma sarà difficile andando avanti. In ultimo, io direi di vedere prima di chiudere il pannello celebrità. Guardate qui, abbiamo guadagnato quasi una stellina, però non possiamo ancora comprare niente. Penso che dalla prima stellina in poi potremo iniziare a comprare qualche stravaganza. Come stravaganza abbiamo assenza di contatti, solo perché sei una celebrità non vuol dire che la gente comune sia autorizzata a violare il tuo spazio personale. Vena di vanità, oh tesoro, hai un aspetto semplicemente meraviglioso, perché non rimani ad ammirare la tua immagine riflessa per un po'? Passione per i succhi, il succo è proprio delizioso, continua a berlo e potresti ritrovarti ad averne ancora più voglia. Bomba emotiva, lasciare che le emozioni si accumulino dentro di noi fino a farci esplodere non è un modo sano di gestire i nostri sentimenti, ma non va sottovalutato il sollievo che segue lo sfogo. Gioia dei paparazzi, chi ha detto che essere tallonati dai paparazzi è necessariamente qualcosa di negativo? Approfittane per divertirti un po', forse sceglieremo questa. Palato raffinato, abituarsi a mangiare i cibi più raffinati rende difficile godersi un pasto normale. Lettere degli ammiratori, interagire con il proprio pubblico adorante è ammirevole, ma esponendosi in prima persona si possono incoraggiare ammiratori di ogni tipo. Un attore serio, quando si è predisposti al dramma non c'è spazio per scherzi e dispetti. Un patito, alcuni ammiratori hanno personalità ossessive, un ricordo personalizzato può essere interpretato come un pretesto per oltrepassare i limiti del comportamento accettabile. Numero pubblico, maggiore è il numero di SIM con cui socializzi tramite telefono, maggiore è la probabilità che il tuo numero diventi un dominio pubblico, oddio no! Fanatico dei telefoni con tutte le opportunità di intrattenimento a portata di mano, perché distrarsi con il mondo reale? E fama sfiorata circonda le persone più in alto nella scala gerarchica. Anche questo a noi interessa molto, quasi quasi, perché noi dobbiamo parlare con la gente famosa. Quindi, cosa sceglieremo tra i vari capricci appena potremmo? Ditemi anche voi. Quindi, io direi che ci possiamo fermare qua con questa puntata. Nella prossima andremo avanti e continueremo le nostre indagini. E accadranno cose spettacolari sicuramente. Quindi ditemi cosa ne pensate nei commenti, mettete like, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!